di questo nuovo video. Questo video sarà un po' particolare perché vi parlerò per l'appunto di acquisti su Amazon. Allora, io da parecchi anni che acquisto prodotti su Amazon, acquisto generalmente, penso, libri, però non sempre sono cartacei. Ho acquistato lo stesso telefonino che sto registrando, per l'appunto, sperando che si senta perché indosso una cuffia. Me l'ho consigliato di fare così, speriamo funzioni, perché purtroppo non, se non veramente mi compro un megafono o qualcosa, me lo compro. Quindi, allora, parlavamo di Amazon. Io diciamo che ordino abbastanza frequentemente, anche se non ho la Prime, se sono sincera. Ho sfruttato finché potevo il primo mese gratis. Se bevo non ci fate caso. Oh. Sono una maga perché ho la tazza di Harry Potter. Scherzo, grazie a parte. Diciamo che allora, il mio ultimo acquisto Amazon è stato per mio padre, tra l'altro, perché compra anche le vitamine su Amazon, lui è un po' particolare. Io invece ho acquistato delle cover per il telefonino, il mio stesso telefonino per l'appunto. Mio nonno addirittura ha regalato forse delle cose da Amazon, per il semplice fatto che lo so perché le vedo anche online. A volte le metto nella lista dei desideri, come si suol dire. C'era la lista dei desideri. Molte cose magari costano meno più rispetto ad altri negozi, però molte cose sono, diciamo, particolari. Infatti io se devo cercare qualcosa di particolare vado su Amazon. Altre cose invece esistono anche altri tipi di vendita, per carità, però Amazon diciamo che è quello dove puoi gestire meglio la spedizione, eccetera. Ora, io perché vi sto parlando di Amazon? Non perché sono una pazza, ma perché nello scorso video vi ho consigliato dei telefilm un po' così, diciamo che non potevo fare un video su ogni telefilm che mi piaceva perché sennò andavamo avanti fino a, non la dico Capodanno, però magari quando riuscirò a fare un video fatto bene, magari su alcuni telefilm che mi sono piaciuti tanto. E vi dico questo perché io vi lascio in descrizione dei link dove voi potete acquistare da Amazon riferiti ai telefilm, in questo caso magari DVD, cofanetti, ma anche libri tipo su Shadowhunter, The Vampire Diaries. Ora vedrò un po' io quale riesco a lasciarvi. E inoltre vi aggiungo una premessa, perché io voglio essere comunque al massimo della trasparenza. Mi vedete a volte che faccio video anche nel letto quando sto male, quindi ho la fumata del pullman con gente che mi fissa dietro. Io sinceramente prendo una piccola percentuale di Amazon, che è veramente piccola, nel senso che ho fatto un ordine anche abbastanza cospicuo, io al massimo prendo 1 euro qualcosa, cioè non è che divento ricca. Vi chiedo questo piccolo favore perché? Non perché a voi cambia qualcosa. A voi non cambia assolutamente niente, anzi, potessi dovrei pagare di meno. Purtroppo non ho questo potere. Scusatemi, il cane sottofondo, ma ci sono le campane che suonano, il cane abbaia di conseguenza. Quindi, forse il mio cane è sottofondo. E vi chiedo questo piacere. Favore, piacere. Visto che sono arrivata quasi a 80. Sono 87 iscritti, così quasi a 90 persone. Vi chiedo non perché voglio usarvi o queste cose qua, ma sinceramente se volete farlo voi liberamente, oltre a, ovviamente acquisti di libri o DVD, qualsiasi cosa voi volete acquistare, anche dell'abbigliamento, no? Qualsiasi cosa che avete visto su Amazon che vi piace, contattatemi liberamente nei miei social. Già sapete che comunque molti di voi sanno che mi chiamo Sara Savino. Mi trovate su Facebook, Instagram, anche altri social, ma purtroppo non è che è un po' difficile contattarmi in altri social, però principalmente Instagram e Facebook. Mi lasciate un messaggio e mi guarda Sara, mi piace questo prodotto, che sia questa tazza che la trovate anche su Amazon, tazza di Harry Potter, tipo siete amanti di Harry Potter, per dire, vi lascio la tazza dell'Evo Box, così se qualcuno la vuole anche altre tazze ve la lascio, che è veramente bellissima, anche se piace a me questa tazza, però comunque ognuno di voi può averla, perché no. Io me l'ha regalato il mio ragazzo, l'ha presa in un negozio, ma c'è anche su Amazon, ce ne sono anche altre tante di bellissime. Siete amanti magari di Harry Potter, volete comprarvi, che ne so, delle cose particolari, non c'è problema. Ma anche per il fatto di libri, vi piace leggere, potete fare shopping di qualsiasi genere. E vi chiedo, con veramente tanta gentilezza, anche solo qualcosina, non mi importa, anche se comprate solo un libro o piccole cose, mi mandate il link nei social che più desiderate, con scritto ciao Sara, ho visto il tuo video, guarda, senti, mi servirebbe questo. Io vi rimando il mio link, che è identico, voi pagate la stessa identica cifra,
specie fatto che quando voi arriva il vostro pacco, a me arriva più quella percentuale che io tengo da parte questi soldi mano a mano per poter, diciamo, comprarmi una benedetta fotocamera. Perché purtroppo con il telefonino non posso andare avanti. Ora, io faccio i video perché mi piace veramente farli, mi diverto a volte anche per il videolog e tutto il resto. Però fare col telefonino a volte è veramente difficile. Questo video l'ho fatto almeno 3 volte. Veramente, l'ho rifatto 3 volte. Perché la mia batteria a volte si scarica, a volte io non posso tagliare i video perché non ho un computer adeguato. Quindi io sono più propensa a comprarmi una videocamera che l'importo va dai 250 a 300 euro. Voi dite, ma sei pazza? No, semplicemente perché so precisamente dalla videocamera che voglio comprare. Perché so che è di buona qualità e mi durerà nel tempo. Poi ovviamente di mio mi metterò i soldi da parte e ovviamente prenderò anche un portatile così riuscirò nel migliore dei modi a fare i video. Ho pensato alla videocamera perché mi viene più comoda per fare i video fuori, visto che faccio anche videolog, è molto comoda. Anche se ho un computer antidiluviano, magari se ci metto lì e lo tratto gentilmente, magari il video me lo carica. E quindi, visto che ho visto una videocamera che mi sono innamorata ed è bellissima, e quindi vorrei a volte non avere tutti questi intoppi che ho, che la gente comunque me lo fa notare, stesso voi, tipo si sente male, la luce non è perfetta, perché comunque ho un telefonino, non è un S7, non è un S8, o non è un iPhone di ultima generazione, è un Asus, poverino, che si chiama Zenfone Go, potete andare a cercarlo anche su Amazon, addirittura, quindi non è che, sì, va bene. Fa mediocremente su dover, dai. Non è ancora esploso, quindi è già tanto di cappello il mio povero telefono con tutto quello che lo faccio, perché non avendo, ripeto, un computer di alta tecnologia, perché dopo un po' poverino anche quello si inceppa. Non ho una videocamera né una fotocamera, quindi il mio cellulare fa da tutto. Fa da computer, fa da videocamera. Facesse il caffè, facesse il mio, farebbe anche il caffè, veramente. Quindi, poverino, io mi guardo anche i film sul telefono, a un certo punto non ce la fa più. Quindi chiedo questa gentilezza. Queste penso che alcuni di voi comunque faranno qualche acquisto su Amazon, non so, se non li fate non me la prendo di certo. Ve lo chiedo semplicemente con molta gentilezza se mi seguite e tutto. Se fate un qualsiasi ordine Amazon, che sia qualsiasi cosa, vi fa piacere, dammi una mano. Tanto comunque non è che riuscirò ad arrivare a 300 euro per la piccola percentuale che prendo, ma è un aiuto in più. Per riuscire ad arrivare a comprarmi la videocamera, o nel tal caso non ci arrivassi, io e Andrea 93 andremo a comprare un apparecchio per poter fare la live. Lo dico già in anteprima. Ovvero, noi vorremmo fare a 100 iscritti, quando arriviamo a 100 iscritti, una live. Anche lì sorge il problema che non abbiamo l'apparecchiatura, perché purtroppo non tutti siamo. Non voglio adesso andare a dire, ah vabbè, quella è figlia di papà, o è ricca, beati, beati voi per carità divina. Noi cerchiamo comunque di guadagnare fuori, addirittura andiamo a vendere cose che non usiamo più per poter comunque migliorare la qualità dei video, ma anche solo semplicemente quando andiamo magari, vogliamo mangiare fuori o vogliamo uscire. Noi comunque siamo ragazzi di una ventina d'anni, noi ho 24, quindi piacere Sara, Torino. 4 anni, quindi capiteci che anche se io ho dei lavori santuario molto raramente, perché comunque alla sera vado a scuola per conseguire ancora il diploma, quindi capite, a me piace tantissimo fare video, mi piace perché mi diverto io stessa a fare video, anche se a volte ho i capelli orrendi, cerco a volte anche di essere presentabile. Però mi fa piacere comunque perché mi sono appassionata a fare video e tutto, non monetizzo con YouTube, quindi ve lo dico con tanta sincerità, tanta trasparenza, gentilezza, quello che volete voi, anche con tanta logorroicità, se mi passate il termine, parlantina, mi conoscete. Ve lo chiedo semplicemente veramente per gentilezza, perché vorrei veramente fare dei video più elaborati e tutto. Io ci metterò il mio ovviamente, non è che vi dico. Comprate il mondo così io mi compro tutto quello che voglio. Purtroppo funziona così la vita. Ovviamente io cercherò di riuscire poi a procurarmi un portatile. Piccolino mi sta bene. E se voi mi date anche una piccola mano, magari riuscirò a prendere magari la videocamera. O se magari la videocamera magari è troppo lontana, riuscire a prendere qualcosa per poter fare live. Io lo ricordo.
Il mio obiettivo è la videocamera in ogni caso, quindi se voi mi aiutate, io ve la farò vedere, anche farò un video speciale sulla mia fotocamera, mi metterò perfino a baciarla, a ballarci insieme. Se riuscirò magari ad arrivare all'obiettivo di quei soldi, che comunque per me sono tanti, pur vendendomi anche un ren, scherzando, mi vendo messo un organo, è uno scherzo, Anche riuscendo a lavorare tutto, magari se non ci riesco, prenderò l'apparecchiatura comunque per riuscire a fare magari una live, perché io... Andremo da 3 al raggiungimento di 100 iscritti a canale, sia nel mio che nel suo, faremo una live. Lui farà una live nel suo canale insieme a me, io una mia, insieme a lui nel mio canale. Ovviamente non abbiamo attrezzatura adeguata, quindi anche in questo caso ci vorrà. Vi chiediamo un piccolo aiuto, se vi fa piacere. Visto che comunque sono arrivata a quasi 90 iscritti, 87, me ne mancano 3. Io per volontario, scherzo me. Comunque, io l'ho detto proprio in modo molto sincero. Non sto qui a dire comprate queste cose così perché mi va. No, perché ovviamente fate acquisti shopping finché potete. Se voi potete farlo, fatelo. Io sono un amante dello shopping, quindi potessi farlo, fare sempre. Però, visto che voi, se voi a volte volete comprarmi qualcosa, vi va, dammi una piccola mano. Contattatemi senza problema, io non mi faccio problemi. Mandate messaggi su Facebook o su Instagram. Io preferirei Facebook, però per chi non ha Facebook, io sono libera anche su Instagram. Mando un messaggio che è scritto: guarda Sara, mi piace questa cosa qua. E vi mandate il link o anche una foto, io ve la cerco. Vi cerco come dipende, non farvi spendere tanto. Tanto non è che mi cambia se voi pagate 7-8 euro o 10, non mi cambia assolutamente nulla. Il prodotto è sempre lo stesso prodotto, quindi state tranquilli. Potete stesso voi cercarvi il prodotto, mandami il link. Io vi rimando il mio link e voi acquistate da quel link, semplicemente. È molto semplice. Tutto qua. Faccio questo video semplicemente perché voglio, diciamo, una piccola mano. Chiamala così, piccolo incentivo. Così. E diciamo che se raggiungeremo, perché raggiungeremo insieme a voi una cifra adeguata, vi farò vedere poi cosa sono riuscita a prendere. Spero di riuscirmi a prendere la videocamera, perché veramente mi sono innamorata di quella videocamera. E poi perché ho paura che veramente poi il mio cellulare passi all'altro mondo. E non posso comprarmi anche il telefonino. Quindi ve lo faccio come richiesta, non è come ordine, come piacere, se vi fa piacere oppure no. Se normalmente voi fate shopping, ricordatemi di me, Sabino Sara. Ok, c'è un giorno, semplicemente mi chiamo così, però nella vita reale non è che mi chiamo Chiapasogni o così, però scusate la mia voce, ho malevola terrificante. Comunque. Se vi va di comprare, acquistare qualcosa su Amazon, qualsiasi cosa, permettetevi, vi lascio già dei link nell'info box, vi prego. Cacatemi l'info box. So che vi scoccio magari stare lì a leggerla, però vi lascio dei link su alcune cose che potrebbero magari piacervi. Anche un po'. Magari se non vi piace. Vi lascio il link di alcune tazze di Harry Potter, che sono belle Harry Potter. E vi lascio anche dei link magari su dei cofanetti di DVD, di serie TV che ho elencato nel scorso video, alcuni che magari riesco a trovare, vi lascio delle cose magari anche interessanti, vi lascio accanto una breve descrizione, tipo solo che ne so, mi piace Stitch, mi piacciono i peluche, vi lascio quello vicino, scritto tipo peluche, tot, tazza Harry Potter, poi potete lasciarmi anche nei commenti quello che piace a voi, e io sinceramente vi rielaboro il link, ve lo lascio là sotto, tipo, una di voi mi scrive, che ne so, la felpa di Superman. La felpa di Frozen, io non ho distinzioni. Se mi trovate la felpa di Monster con il pelo di Monster, io vi amo la follia perché la sto cercando da una vita. Comunque, qualsiasi cosa vi piaccia, Stitch, un pupazzo, una tazza, la bacchetta di Harry Potter, mi chiedete sotto quello che volete, io ve lo cerco. Non è un problema, faccio un video poi apposta. Vi lascio tutti, oppure nel stesso nei commenti vi lascio il link. Poi mi tesoro grazie, acquisto, grazie, non mi interessa, io non mi offendo assolutamente, non è che mi offendo. Il tempo sta per terminare, giustamente perché non mi avete già sopportato abbastanza. Io vi saluto e niente, sapete cosa fare. Lasciate un like se vi fa piacere. Io ho cercato di essere il più sincero possibile.
Niente, ciao a tutti.